Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del format televisivo La farmacia della poesia. Incipit, sistema, comunicazione. Se devo dire cos'è per me la poesia, allora dico che è presenza, anima, essenza, è il linguaggio della natura, ossimoro che cura, sguardo che evolve, parola che assolve. Questa sera dedicherò questa puntata ad una persona che da poche ore non c'è più e che mi sta molto a cuore, ma so che in questo momento è qui con noi. Grazie. Un solo soldo rotto, l'oro puro di un lingotto, foglia gialla rinsecchita, o verde foresta infinita, quale mai sarà il valore che darà? La tua anima, la mia, farmacia della poesia. Rosalia Grande, una personalità particolare, quasi unica, una donna in primis, un medico, una poetessa, una scrittrice. Una pranoterapeuta, una donna Rosalia Grande per cui la guarigione non è soltanto un aspetto scientifico, ma anche un'apertura dell'animo, una volontà della persona a guarire, un legame con l'oltre, vale a dire un legame inteso in senso divino. Rosalia arriva a questa concezione della vita dopo un profondo nosce te ipsum e dopo molteplici esperienze avvenute attraverso vari viaggi e contatti con realtà diverse. C'è un'insolita magia, ti cerca lungo la via, mollica cade da tovaglia, cuore di formica paglia, generosa e molto grata, il fato l'ha trovata. La tua anima fatata, poesia risvegliata. Vi lascio adesso all'intervista con il nostro poeta e scrittore inviato Francesco Tassone. Sono ultra mega strafelice di presentare oggi Rosalia Grande, che è un'omeopata, ma è anche la presidente dell'associazione Stare Bene, che si occupa di formazione interdisciplinare integrata per il benessere, la competenza professionale, i diritti umani per una vita migliore in generale. Lei è anche autrice di libri speciali ed è anche autrice di testi teatrali, dove avvengono spesso avvenivano e ora speriamo che possano ricominciare degli spettacoli davvero interessanti. È counselor di incontri individuali, ma anche di incontri di gruppo. Signori e signore, amici e amiche della farmacia della poesia, abbiamo oggi con noi Rosalia Grande, benvenuta. Grazie. È un piacere averti qui, Rosalia. Volevo chiederti subito, per iniziare questa nostra intervista, che cos'è più di tutto che in questo momento della tua vita ti affascina? Di più mi affascina la ricerca di una possibile verifica sulla realtà di altre dimensioni. Verifica intendo anche fra virgolette o meno, insomma, scientifica sul fatto che oltre alle dimensioni che noi normalmente vediamo e percepiamo, ce ne sono altre, diciamo, sia vicinissime a noi, sia lontanissime, che però hanno, a mio parere, o possono avere un'influenza sulla nostra vita. E poi anche senz'altro l'aspetto del teatro è per me un momento sia di
ricerca, un momento appassionante di condivisione con le persone, insomma, un momento bello. Rosalia, cosa più di tutto in questa ricerca di dimensioni diverse, dimensioni altre, ti appassiona? Cosa veramente ti tocca, ti commuove, ti ispira particolarmente in questa indagine? Il fatto che alle persone che possono essere consapevoli di questo in qualche modo, si aprano delle strade nuove, un senso più bello della vita, comunque più aperto, delle potenzialità magari di vibrare su dimensioni un pochino migliori di quello che può essere la vita abituale, per dire, insomma. Che cos'è per Rosalia Grande la vita? La vita è un bel percorso, pieno di situazioni variabili, pieno di momenti straordinari, come anche di prove difficili, complesse, però è una cosa valida da percorrere, secondo me. E cosa in ogni caso nel percorso della vita tu hai trovato essere stato per te particolarmente significativo? La strada della medicina che ho intrapreso tanti anni fa mi ha aperto, forse a differenza di altri che restano un po' più chiusi, mi ha aperto in realtà molte strade, sia quella appunto di una ricerca non ordinaria per cercare di aiutare di più i pazienti, ma anche quella poetica di scrittura, insomma, intendendo la cura della persona umana come tante cose, ecco, che possono concorrere non solo alla guarigione, ma insomma all'evoluzione. Che cosa più di tutto tu noti nei tuoi pazienti che è efficace per la loro guarigione? Senz'altro molto importante è il rapporto, diciamo, in questo caso con me, però comunque il rapporto interpersonale con le persone che, diciamo, si prendono cura. Perché nel rapporto interpersonale, vabbè, a livello energetico può effettivamente passare un'onda di energia che attiva la persona, però poi la fiducia che la persona pian piano acquista in se stessa è un elemento fondamentale della sua guarigione. La persona scopre di non stare così male come tante volte pensa di stare, o scopre anche che, insomma, la vita c'è anche delle alternative, oltre magari il luogo in cui si è chiuso o si è chiusa mentalmente. Quindi un po', diciamo, l'aspetto di crescere, ecco, di scoprire da parte della persona che si può crescere anche se si è adulti, che ne so, professionisti, genitori, insomma, con una vita anche molto impostata, si può crescere lo stesso. Questo li fa migliorare molto e anche guarire, perché insomma è una potenza della mente, diciamo, in vibrazione con lo spirito, eccetera. Ma che cos'è la guarigione, Rosalia? Beh, la guarigione è una parola un po' controversa, in realtà, perché per alcuni, no, significa, come si dice nella medicina allopatica, restitutio ad integrum. Non è poi un'espressione del tutto sbagliata, perché significa restituzione a qualcosa di integro. E questo è vero, perché una malattia o un disagio effettivamente è una parcellizzazione della persona, qualcosa che si perde, e quindi questo integrum, no, è qualcosa che si ricompone. Però in effetti non sempre magari è esauriente questa definizione, perché diciamo è necessaria anche una spinta in avanti per evitare che poi la persona ritorni, modello Criceto, insomma, alle cause. E quindi il fatto che guarire è fare un passo oltre anche la situazione magari buona che aveva preceduto la malattia o il disagio. Quindi diciamo che è un lavoro
complesso. E in questo senso, quando tu approcci un paziente, qual è l'attitudine, l'atteggiamento che coltivi e che anche suggerisci di coltivare? Diciamo un'accoglienza è una parola un po' scontata, però è una realtà della propria mente, del proprio cuore, e anche comunque un'attenzione all'ascolto, quello che la persona insomma dice e anche quello che non dice, che a volte può essere più significativo di quello che dice. La complessità, diciamo, di accogliere un cliente è cogliere la sua specificità, trovare le cose che sono proprio sue, anche se non sono che sono solo sue su 7 miliardi di persone. Però evitare, insomma, di considerare la persona come un oggetto, come una massa, perché così non si arriva praticamente da nessuna parte. Quindi la specificità della persona, che si può scoprire in poco tempo oppure con un lavoro più lungo, e quindi cogliere, diciamo, quello che è il suo collegamento con il suo sé, che a volte si è perso proprio, ecco, nel corso della vita, insomma. Ci sono guarigioni che attraverso di te sono accadute, che hanno sorpreso persino te? Beh, sì. Diciamo sicuramente più di una, ma soltanto non me le ricordo, visto che è parecchio, che io lo facevo da bambina questo, mettevo le mani per allora non lo chiamavo prana, insomma. Però mettevo le mani anche per esempio a mia nonna, ad altre persone in casa, no? Quando non si sentivano bene, poi la mia famiglia insomma non ha quasi mai sofferto di malattie, tranne proprio l'ultima parte della vita di mia madre. Invece mia nonna ha vissuto fino a 96 anni praticamente senza una malattia. Però ogni tanto poteva avere dei momenti di tristezza, così. Insomma, oppure mia mamma, quando ero piccola, io mettevo le mani per guarirla e faceva effetto, diciamo. E quindi questo è successo diverse volte, anche prima che mi laureassi, insomma, capitava, diciamo. E in questi anni, due situazioni che mi hanno sorpreso. Una volta che stavo in un paese arabo, mi è successo che mi hanno chiesto: ah, tu sei medico? Un po' mi prendevano in giro, a dire la verità. Non puoi fare qualcosa per questa persona? E io l'ho fatta rilassare, gli ho suggerito una visualizzazione, e insomma questa persona si è alzata dicendo: ma tu, eccetera. Insomma, stava molto meglio di prima. Non me l'aspettavo, anzi ero un po' timorosa, perché insomma un'altra cultura, tante cose. E poi qui mi è capitato più volte, devo dire, insomma, che sia a livello fisico o a livello, diciamo, delle relazioni umane, qualcuno anche in un tempo breve sia riuscito a stare proprio bene. Ma lì sono anche molto le risorse della persona, ecco, quelle sono quelle che contano, e poi magari la mano misteriosa dell'oltre, ma chiamiamolo così. Anche persone, diciamo, psichicamente piuttosto disastrate, diciamo, ecco. Quindi sì, è successo. Cos'è il miracolo? Ma insomma, questa è nata delle parole, e come sai benissimo, viene tirata come una giacchetta da tutte le parti. Secondo me una semplice definizione del miracolo è quello che non ti aspetti, però speri. E forse accade così, quasi quando, dopo aver sperato, una persona smette di sperare. Però ci ha messo molta, diciamo, energia, no? Nello sperare che guarisca, che gli succeda qualcosa. A un certo punto tocca quel famoso punto, no? Detto punto zero, magari non se ne accorge, e lì si apre forse questo spiraglio, questo qualcosa, e quindi mentre non se l'aspetta più, succede la trasformazione, a volte addirittura la trasmutazione, non vorrei esagerare, però.
Chi ci mette le mani a questo miracolo? Ma io penso tutti i soggetti che stanno dentro il problema, quindi la persona, il counselor, il medico, il guaritore, lo sciamano, chiunque. E poi secondo me c'è sempre la solita manina dell'oltre che ci mette una buona parola, insomma. Oppure potremmo dire, non so, si apre una finestra nello spazio-tempo dove magari arriva un'energia a livello quantico che fa superare la dimensione della persona, insomma. Secondo te quella fase in cui la persona spera, fino a prima che arrivi il punto zero, è importante poi nella genesi del miracolo? Sulla base della tua esperienza, del tuo sentire, di tutte le esperienze che hai fatto, perché tu hai viaggiato tantissimo, hai conosciuto tante realtà, tante culture e subculture, tante forme e metodi di guarigione, da quelli orientali a quelli occidentali, per cui ti sei fatta un bagaglio grande di conoscenza. E alla luce di tutto questo, di tutto quello che hai visto, sentito, sperimentato su di te, qual è il tuo punto di vista personale? Ci sono tante vie che prende la guarigione, come di tutte le strade portano a Roma, ma ci sono tante vie. Si guarisce anche con la medicina allopatica qualche volta. Io voglio dire, non la pratico, però devo riconoscere che un'operazione chirurgica qualche volta è necessaria. Una persona c'è un incidente, quindi serio magari, no? Una piccola cosa forse no, però. Quindi le vie sono tante, diciamo. Io penso personalmente che viene dall'interno della persona, cioè quando la sua anima, il suo sé, diciamo, accetta la vita, perché se la persona rifiuta proprio profondamente la vita, è difficile che si crei, come dire, quell'onda, non so, quell'idrogeno, come direbbe Gurdjieff, necessario per la vita, o quel carbonio necessario per la vita. Quindi penso che è molto l'interiorità della persona che accetta di vivere, vuole vivere e smette anche di fare dei giochi, perché il gioco mentale è molto diffuso, almeno in Occidente, le persone ci tengono a star male, non è che abbandonino così facilmente il terreno del malessere di tutti i tipi. Io ho assistito a delle guarigioni che a raccontarle, insomma, pochi ci credono, ecco, devo dire la verità, però qualcuno o più morbido oppure più giovane o non so, più fiducioso, ecco, per dirne una sola, in Marocco ho assistito a tante guarigioni, di cui una di un tizio che è arrivato con il braccio ingessato dall'ospedale, dolorante di tutti i tipi, insomma, è stata fatta una cerimonia con la musica, le danze, i canti, eccetera, e quel gentil signore è uscito, si è tolto il gesso e se n'è andato dicendo arrivederci, grazie. Io non c'avevo la macchina fotografica, non e poi forse non l'avrei fatto. Quindi se uno si fida della mia parola, beh, no, non so. Ne ho viste più di una di queste situazioni, no? Quindi, che ne so, da riempire i bigliettini, i canti, il momento della trance, insomma, ne ho viste diverse cose. Adesso con le officine editoriali da Cleto hai pubblicato recentemente un nuovo tuo testo che si intitola Spasso con l'angelo. Ti va di dirci qualcosa che è stato fondamentale nell'ispirarti questa pubblicazione? Allora, io stavo scrivendo questo nono libro e l'avevo concepito come, diciamo, un excursus su degli aspetti della mente e una differenziazione tra la mente e il pensiero, aspetti positivi, negativi, insomma, e tecniche appunto di crescita, di miglioramento. Quando non avevo in mente come lo intitolo il libro, perché quello è sempre un mio punto critico, io quando devo dare un titolo alle cose ci vado in tilt spesso, e mentre pensavo quale titolo mi è capitato di guardare la libreria
e di vedere uno dei miei libri di Kaufman, che si chiama La lutte avec l'ange, che è un libro che a me piace molto, insieme con gli altri libri di Kaufman. E c'è una copertina dove si vede un affresco che sta a Saint-Sulpice, di cui parla a lungo nel libro, che si chiama appunto La lutte avec l'ange. È un'immagine forte che nel mio libro poi ho messo a un certo punto, dove si vede Jacob che lotta con l'angelo, ed è un'immagine molto complessa perché si presta a vari significati, nel senso che qual è il senso? Giacobbe deve vincere o perdere? L'angelo deve vincere o perdere? È una vera lotta o è un confronto? Insomma, si presta a molte cose, è bello secondo me. E quindi ho detto, però l'angelo, e a quel punto, come se l'immagine, tra virgolette ovviamente, venisse fuori dal libro, e l'angelo, che è un angelo robusto, un angelo muscoloso, non gli angeli come poi sta invece nella copertina, che è tutto un altro angelo, vabbè. Quindi nella copertina c'è un angelo più classico, mentre lì c'è un angelo molto fisico, diciamo. Come mi fosse venuto incontro e mi avesse detto, vabbè, citami. E quindi io ho scritto A spasso con l'angelo. Ed è successo che nello scrivere il libro, intanto ho riscritto alcune parti dopo questo piccolo, diciamo, evento. E ogni tanto la voce, tra virgolette, ovviamente, dell'angelo, io mentre mi fermavo per dire, dunque adesso cosa scrivo, era come se mi dettasse, ma questo è normale per gli scrittori, no? Perché c'è una parte molto attiva di noi e c'è una parte recettiva, quindi l'ispirazione. E perciò l'angelo mi ha portato con sé in questa in casa immaginaria, un po' sempre grigiafiana, così, dove ci sono le stanze varie. Qual è la... Un angelo simpatico, pure un po' spiritoso. Beh, se fosse qui che ci direbbe adesso? Beh ragazzi, datevi una mossa, che se non lavorate voi qui la situazione è un po' in stallo, diciamo così. La poesia può guarire? Sì, sì. Ne sono convinta. Sicuramente può guarire l'anima, ma può guarire anche il corpo, perché quella X poesia, no? Come dire, vibra su una certa lunghezza d'onda, è come avesse dei colori, insomma, quindi è un'onda, perciò può incontrarsi con la persona e aiutarla molto, diciamo. Poi anche da un punto di vista cognitivo la poesia può aprire la mente, no? Secondo il tipo, diciamo. Tra gli incontri che hai fatto nel tuo percorso di benessere, c'è una figura sciamanica che ti ha particolarmente colpito? Ma io ne ho incontrate molte di figure sciamaniche. Siamo quello che adesso mi viene in mente, così diciamo, è una persona che vive o viveva, non lo so perché sono tipo 20 anni, che si chiama o si chiamava Abdulaziz, il cognome non me lo ricordo, che di professione faceva il maestro elementare. Era il figlio del capo della polizia, l'ho scoperto dopo un periodo di tempo, di Tangeri, e aveva delle capacità, cioè, straordinarie, eccezionali, pure magiche, cioè, proprio... Ed era pure carino fisicamente parlando, che non guasta, tutto insomma. Ed era gentile, era intelligente, era umanissimo ed era straordinario, insomma, come dire, faceva, non so, qualche movimento semplice con il corpo, eccetera, e faceva entrare in un altro stato d'animo, e, insomma, delle cose notevoli, devo dire. E ho passato tanto, insomma, diverso tempo in un caffè berbero dove lui frequentava. E lì, vabbè, era una magia tutti i giorni, tutte le sere. C'era un signore africano, grande d'età,
stava sempre alla mia sinistra, io stavo in un posto più o meno fisso, e lui prendeva il cappuccino, lo beveva, e lì per lì il cappuccino nella bicchiere di vetro diminuiva e poi non finiva mai. Eh sì, eh sì. Già. Rosalia, tra tutte le tue vicissitudini, esperienze, scritti, anche spettacoli teatrali, incontri con medici orientali, occidentali, guaritori, sciamani, artisti, poeti, cosa più di tutto hai sempre cercato? La vitalità, la sincerità e l'affetto. E allora è importante in questo momento, a questo punto di questa intervista che gentilmente ci hai concesso, argomentare un attimo sul profondo e più vero successo, quello a cui la tua vita hai dedicato per trovare il modo, il rimedio per ogni malato. A lungo hai cercato, tanto hai esplorato e in fondo pepite preziose hai trovato. Allora noi della farmacia della poesia vogliamo davvero ringraziarti per aver aperto una nuova via attraverso la tua vita dedicata, l'anima esplorata, il gioco degli incontri e della scrittura. Tu hai creato nuove forme e un rimedio che cura. È il semplice sentire, è quello che in qualche modo si può udire attraverso la semplice e generosa accoglienza che rende del tuo il tuo modo professionale la vera esperienza. E quindi accogli con gioia e con grande soddisfazione la nostra umile ma feconda interpretazione del tuo vivere la vita vissuta come fosse l'esperienza più nobile e arguta. Che bello, sei bravissimo. Complimenti, grazie. Prima di lasciarci, sei bravissimo. Rosalia, prima di lasciarci, vorremmo sapere cosa vuoi dire all'angelo che ti ha suggerito il tuo ultimo libro. Qual è il messaggio che vuoi dargli? Io a lui? Sì. Senti, carissimo, tu hai fatto un sacco di cose molto carine, molto belle. Scendi ogni tanto, un pochino più spesso, magari così, scusa, tra noi, perché sei amato. Le persone sono curiose di te, ma chi sei, sei vero, non sei vero. E quindi se ti vuoi un attimino rivelare con qualche evento sincronico, non so, vedi te, sarebbe bello. Meno male. Alla grande Rosalia, grazie di cuore, ti farò sapere quando grazie vai a te. La meraviglia della tua intervista, grazie per la tua generosità e l'apertura spontanea, ti abbraccio forte. Anche io tanto, grazie mille, è stato veramente un bel momento. Ciao. E concludiamo questa puntata con una riflessione particolare su cui molti poeti, scrittori, filosofi soprattutto si sono basati. La riflessione sul pensiero del fisico e del metafisico. Anche Dante, entrando nell'Empireo, contempla la perfezione del paesaggio metafisico celeste, contrapponendola alla caducità del mondo fisico.
che sarà, il valore che darà, la tua anima alla mia, farmacia della poesia. Quale mai sarà il valore che darà, la tua anima alla mia, farmacia della poesia. Quale mai sarà il valore che darà, la tua anima alla mia, farmacia della poesia.